Sarà quello di Erik Olsen il nome proposto ai soci di Holcim per la guida del colosso che nascerà dal completamento della fusione con Lafarge. Il 51enne Olsen è attualmente vicepresidente esecutivo del produttore francese di cemento. Il nome dell'amministratore delegato è un punto chiave per il buon fine dell'operazione, che dipende dal voto di inizio maggio da parte dell'azionariato della compagnia svizzera, la quale si era opposta ad assegnare il ruolo all'attuale CEO di Lafarge, Bruno Lafont, che rivestirà invece quello di copresidente.